Della società civile possano mettere tutto il loro impegno a servizio del bene comune e della pace. Preghiamo. Signore, guida il nostro cammino. Preghiamo per tutti gli sposi cristiani, per i fidanzati, perché la loro unione sia una luminosa testimonianza d'amore di cui il sacramento del matrimonio li rende capaci. Preghiamo. Signore, guida il nostro cammino.
preghiamo per tutti i nostri bambini, perché possano crescere in età, sapienza, grazia, in un ambiente familiare sereno, dove regna l'armonia e il senso cristiano della vita. Preghiamo. Signore, guida il nostro cammino. Preghiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Basta. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E viva Maria! E viva Maria! E viva Maria! Santa Maria, madre tenera e forte, nostra compagna di viaggio sulle strade della vita, ogni volta che contempliamo le grandi cose che l'Onnipotente ha fatto in te, proviamo una così viva malinconia per le nostre lentezze che sentiamo il bisogno di allungare il passo e camminarti vicino. Asseconda il nostro desiderio di prenderti per mano. Accelera, o madre, le nostre cadenze di camminatori talvolta un po' stanchi. Divenuti anche noi pellegrini nella fede, non solo cerchiamo il volto del Signore, ma contemplandoti, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Siamo bravi. Oh Maria, tu che sei una bella signora, guarda questo popolo che ti onora e a te rivolge la sua preghiera. Vogliamo festevoli ricorrere ai tuoi piedi e vogliamo chiederti di pregare per noi. Oh Maria, in questo tempo così difficile della vita del mondo, noi ti troviamo come nostra soccorritrice. Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Procediamo in avanti, non fermiamo il cammino. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Allora, scrive il Vangelo di Luca, aprì il Signore la mente all'intelligenza delle scritture e disse, così sta scritto, il Cristo dovrà morire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicate a tutte le genti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per te. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, tu sei letto nei nostri cuori e conosci ogni nostro sentimento. Spalanca le porte del cielo e accogli i tuoi figli che devoti a te si affidano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, tu che leggi le nostre coscienze, conosci i nostri animi, asciuga le lacrime di dolore, dona sostegno e forza. Dona consolazione, infondi in noi speranza. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, siamo certi che con te non saremo mai delusi. Aiutaci a starti accanto e tu continua a tenerci stretti sotto il tuo manto, sotto la tua protezione. Prendiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che stiamo nella prova. Liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Sei bella, sei la gioia, e sei l'amore, hai rapito questo cuore.
Vedete, c'è una cosa, un miracolo che avviene nelle feste dei nostri paesi, contrade, città, che ripeto sempre, forse i sindaci, siccome almeno quel giorno vengono, diciamo, ad ascoltarmi, scherzo, so che siete fedeli. Io dico sempre una cosa, nella vita si fa fatica a essere popolo, no? Ognuno si fa gli affari suoi, no? Poi quando c'è qualcosa che non va, tutti noi siamo maestri, giganti nel trovare il colpevole. Tanto un poveraccio a cui dà la colpa si trova sempre, no? Se non è il sindaco, il vescovo, il presidente della Repubblica, del Consiglio, eccetera, eccetera. Poveraccio qualsiasi. Magari un rom, uno straniero, un poveraccio che dorme per strada, e chi non trova un colpevole, no? Il vicino, no? Quello che ti piappovera addosso sul terrazzo quando stende i panni, no? Quanti esempi si potrebbero fare? Siamo maestri nel dare la colpa di tutto agli altri, no? Quando seguiamo Gesù e Maria e i santi, stiamo tutti un po' calmi. Perché? Perché nessuno guarda se stesso. Tutti guardiamo a Maria, a Gesù, ai santi. E una volta nella vita, che bello non guardare se stessi. Che bello, che libertà,
perché noi siamo ossessionati da noi stessi, stiamo sempre a guardarci, a capire, ci innervosiamo, ci arrabbiamo, ci arrendiamo con gli altri, poi quando non ce la facciamo più ci prendiamo una bella soddisfazione, forse una slippata, no? Tanto per dirne una. E alla fine che cambia nella vita? Zero. Zero. Perché il cambiamento dipende da te, da ognuno di noi, non dipende solo da chi ci governa, da noi dipende. Questo ci dice Maria, che è stata con Gesù fin sotto la croce, non è scappata davanti al dolore degli altri, non è scappata. Noi davanti alle guerre, alla tragedia di quello che avviene in Ucraina, già ci siamo dimenticati, no? Di quello che è avvenuto nel sud di Israele a Gaza, ma che c'entro io? Al massimo diamo la colpa ora all'uno ora all'altro. Noi c'entriamo perché il mondo dipende anche da noi. Non potremo andare in Ucraina, ma possiamo pregare. Non potremo andare in un paese sconosciuto che vi cito perché c'è un caro amico che mi manda una mail ogni tre giorni, in Myanmar, ex Birmania, un paese drammatico, dove c'è una guerra civile drammatica che ammazza un sacco di gente. Ma chi ne parla? Avete visto un nostro giornale che parla di Myanmar? No? Avete mai visto? Giusto Avvenire, l'unico. Nessuno parla di Myanmar, ma il Sudan, un caos, milioni di sfollati. Chi ne parla? Qualcuno? Perché noi siamo sempre accappucciati su noi stessi, no? Su tutto. Ci guardiamo, ci riguardiamo, ci innervosiamo, ci deludiamo, ci rattristiamo. Non funziona la vita così, cari amici. Bisogna essere donne e uomini che trasmettono pace, amore. Abbiamo bisogno di una società pacifica. Smettetela di litigare. Trovate nell'accordo le risposte al male. Non nel litigio, nell'accordo, nella condivisione, nell'ascolto. Questa è la vita, se volete vivere. Se volete che ci autodistruggiamo, continuate pure a prendervela l'uno con l'altro, così non cambierà mai niente. E Maria ci dice che oggi, come sotto la croce, Gesù, che non pensava mai a se stesso, manco in croce, vede quei due poveretti, la madre, no? Pensate, un figlio che vede la madre lì sotto crocifisso, no? Pensate voi madri, no? Che poteva pensare. Che fa? Dice alla madre, ecco tuo figlio, e al figlio, ecco tua madre. Lì nasce la Chiesa. La Chiesa nasce dal dolore. Dal dolore. Quando tu lo guardi e ti prendi cura dell'altro. Questa è la vita di cristiano. Io ve lo auguro, perché solo così saremo felici. Perché chi si indigna a pensare a se stesso, poveraccio, sarà sempre, scusate la parola, un rompiscatola. Ci avrà sempre da ridire qualcosa. Quando finalmente si prenderà cura di un altro, dirà che bello. Una giovane donna ucraina mi ha detto a Roma, io ho perso tutto. Ho perso tutto, ma ha incontrato una comunità che l'ha aiutata ad aiutare gli altri che scappavano dalle loro città, a prendersi cura, e ha detto, io cosa potrei dire? Ero una donna sempre affaccendata in se stessa, ora ho trovato la felicità, perché ho capito che posso fare qualcosa per gli altri, e posso cambiare anche il mio paese se faccio qualcosa per gli altri. Sono felice, ho perso tutto, ma ho trovato senso alla mia vita. Impariamo da lei, che non sta certo in un giardino a contemplare il bel sole di Monte San Giovanni Campano. Affidiamo al Signore chi soffre, chi è nella guerra, i sequestrati, sono tanti anche nel mondo, perché il loro dolore ci aiuti a capire che noi possiamo fare qualcosa per loro. Noi siamo qui per questo, almeno per pregare per loro, perché finiscano le guerre e noi possiamo aiutarci a vivere insieme come donne e uomini che hanno la responsabilità, che si assumono la responsabilità di costruire il mondo a partire dal luogo dove sono.
Grazie, continuiamo a seguire Maria e non noi stessi. La benedizione del Signore e l'intercessione della Vergine Santa ci accompagni nella nostra discesa, che sarà più facile della salita, ci accompagni, accompagni le nostre famiglie, soprattutto gli anziani, deboli, fragili, quelli che sono rimasti a casa perché malati, scenda anche su di loro la benedizione di Dio. Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Iniziamo a ricomporre il corteo secondo l'ordine dell'arrivo questo sabato, quindi aspettiamo. Dietro lo stendardo sacerdote. Siete sacerdoti, il vescovo, il vescovo dei cantori, l'immagine della Madonna, le autorità civili, militari e il popolo santo. Scusa, carabinieri, prego. Prego. Attenzione, vado. Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Avanza!
davanti l'immagine della Madonna, facciamo spazio sulla strada. Non perdiamo il clima di preghiera, di raccoglimento. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato in cielo. Andiamo per il silenzio. Essi, dopo averlo adorato, cercarono a più stemmi con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. Signore, ti chiediamo di sostenere il nostro cammino, di imparare ogni giorno a lodarti, a ringraziarti, a vivere della tua. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ma liberaci da noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei il cuore.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
Sei coronata, tu sei il mago
salire in cielo, vedere il tuo bel viso, restare in paradiso, Maria sempre con te. Donaci oggi, in questo giorno solenne di festa, la gioia di una vera rinascita, l'impegno ad una vera novità di vita. Vieni, Spirito Santo, vieni in mezzo a noi per Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. Thank you.
Thank you.